milioni di ragazzine della Girl Power. Granato, solo 2.280.000. Cucinino da Granato, solo 1.150.000. Cucina con elettrodomestici da Granato, solo 1.870.000. Granato Mobili, Michelino, Torino. Occhio alla Primavera San Giorgio da Mazzaglia Shop. Lavatrice modello facile 100 con 7 anni di garanzia, consegnata e installata gratuitamente a 799.000 lire. Il vostro usato vi verrà supervalutato 200.000 lire e quindi la pagherete solo 599.000 lire, con piccole rate da 48.000 lire al mese a partire da agosto e addirittura un ferro a vapore della Tefal compreso nel prezzo. Occhio alla Primavera San Giorgio da Mazzaglia Shop in Viale Vittorio Veneto 45 a Chivasso. Speciale Sposi alla Porta Aerei del Mobile, perché la qualità sposa il risparmio e chi ci guadagna siete proprio voi. Prezzi Speciale Sposi su tutti i mobili, dalle cucine complete di elettrodomestici alle camere da letto, dai soggiorni ai divani, tutto a un prezzo speciale per chi si sposa. Anche per noi? Sì, per tutti. E allora che la felicità comincia alla Porta Aerei del Mobile a San Benigno Canavese. Per la vostra pubblicità su questa emittente, Panmedia Pubblicità 011 810 13 13. Avevo chiesto per favore di non guardare. Sì, onestamente non so cosa dirle, Maura. Non so se servirà a qualcosa e chiederle scusa. Allora, è questo il tipo di rapporto che avete? E che mia moglie ha scambiato per qualcos'altro? Non è solo Nelita che immagina cose simili. Tutti lo pensano quando mi vedono insieme a mio padre. E lei non sa quanto mi costa, quanto mi fa male sopportare questo tipo di insinuazioni da parte della gente. Sì, certo, lo immagino. No, lei non può immaginarlo. Lei non può neanche lontanamente immaginare quello che significa per me incontrarmi con mio padre di nascosto, sempre con la paura che qualcuno ci possa vedere.
Ogni volta che qualcuno mi guarda, io ho la sensazione di fare qualcosa di indegno, che mi stiano criticando tutti, che mi accusino, che... Il mio unico peccato è quello di essere nata. No, 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 Maura. Non ha nessun diritto di parlare così. Non ne ho il diritto, dottore. Come si vede che neanche in sogno lei può immaginare cos'è stata tutta la mia vita. E sua madre? Mia madre è morta da 10 anni. E così sono dovuta venire a cercare mio padre a Buenos Aires. E lui, per non avere problemi, ha inventato la storia che io ero la figlia di un suo vecchio amico. E Sara? Madame Sara non sa niente. Però sta lavorando nella sua profumeria. Avrebbe dovuto accorgersene dal cognome, no? È che io porto il cognome di mia madre. Sono nata qualche mese prima che si sposasse con Madame Sara. E questo è un segreto, lo sappiamo soltanto lui, io e una mia zia che vive a Cordoba ormai da molti anni. E come mai lui non ha mai sentito il bisogno di chiarire con la sua famiglia? Ma cosa sta dicendo? Sembra che lei non sappia com'è Madame Sara. È vero. Adesso anche lei conosce il mio segreto. Cosicché il finale di questa storia è nelle sue mani. Capisco. Uno scandalo come questo potrebbe rovinare la carriera del dottor Leo. Io le devo chiedere... Lei è una persona molto buona. Perciò... Per favore, non racconti niente a nessuno, d'accordo? No, può avere fiducia in me, Maura. La ringrazio. Io ho molta fiducia in lei. Signori e signore, se c'è qualcuno che vuole sapere il suo passato, il suo presente o il suo futuro, Madame Carmen è a vostra disposizione e vi dirà molte cose belle. Prego, la signora vuole essere la prima? Ecco fatto. E se c'è qualcun altro che desidera un responso, fra un momento la nostra maga lo riceverà. D'accordo. Ecco fatto, entrate. Un biglietto anche per te, piccolina. E buon divertimento. Avanti un altro. Come va, donna Rosita? Hai venduto un po' di biglietti? Benissimo, benissimo. Bene. Ne ho venduti 8, Veronica. E credo che per l'ora dello spettacolo avremo all'incirca una 30 di persone. Davvero? Va bene, no? È stupendo, è incredibile. È meraviglioso. Donna Rosita. Cosa c'è? Senti, io volevo dirti che io rimango al tuo posto a casa di Renato per far compagnia a Gonzalo, perché non rimanga solo, almeno fino a quando non trova una cameriera o tu non torni da lui. No, neanche per idea, tesoro, io non ci ritorno. Lo sai che le mie gambe non me lo permettono più e quella casa è molto grande e c'è tanto lavoro da fare, è anche pesante e ci sono troppe camere. Ho capito. A proposito di camere, Rosita, ce n'è una che ricordi quando qualche tempo fa vennero quei misteriosi ladri? Ebbene, Renato l'ha chiusa a chiave e non ha più permesso a nessuno di entrarci a dare una occhiata. Sì, certo, quella è la stanza della signora Vanessa. Ho capito, la stanza della signora Vanessa, ma come? Sì. Loro non dormivano insieme? Oh no, ragazza mia, ma che cosa vai a pensare? Certo che dormivano insieme. Quella sempre chiusa a chiave era il guardaroba della signora Vanessa. E lì dentro ci teneva tutte le sue cose, le sue pellicce, i gioielli, i suoi vestiti stupendi, profumi, insomma, praticamente ci passava quasi tutte le sue giornate. Però quella stanza era chiusa da tempo, da quando la signora ebbe quel brutto incidente. Sul muro c'era un meraviglioso specchio davanti al quale si vestiva prima di uscire. Era elegantissima. E si amavano molto? Oh, bambina mia, si adoravano. Vedi, quando la signora era ancora in vita, io non lavoravo per loro. Lavoravo presso il dottor Elio, il padre di Renato. Ma questo te l'ho raccontato. Beh, avevano già i loro domestici. Io ci andavo solamente quando avevano una cena molto importante o un ricevimento a dargli una mano. Era una coppia così carina. Mi si apriva il cuore vederli passeggiare così, la mano nella mano, talmente innamorati. Avevano sempre un sorriso per tutti, erano felici. Perché tutte queste domande, tesoro? Com'è strana la vita. Maura è la sorella di Nevita e non chiede niente per paura di pregiudicare gli altri.
L'unica cosa che desidera è un po' di calore, di affetto da parte del padre e nient'altro. E pensare che se Nelita fosse in questa situazione... Che scandalo. Quanta pubblicità. Che scenate avrebbe fatto al dottor Leon. Quanto sono differenti. Sbrigati, Cesar. Sì. Carlo? Sì, madame. Per favore, faccia preparare la macchina del signore. Immediatamente, madame. Grazie, andiamo. Ciao, mamma. Ma come, sei di nuovo sì. qui? C'è Tony? E queste splendide orchidee sono per me? No, mamma, no, poi ti racconto. Allora, Tony c'è o non c'è? E perché dovrebbe essere qui? Sai bene che a tuo marito non piace venire in questa casa. Ci viene solo quando è obbligato. È successo qualcosa, Nelita? Sì, ho commesso un errore terribile. Quale errore? Lo sai, mamma, che oggi è stata una giornata pesante per me. Mi sento sfinita, nervosa. Però io ho cercato di calmarti. Beh, vedi, ero rimasta d'accordo con Tony per cenare a casa insieme, finalmente soli. Io non so come sia potuto succedere, ma sono uscita, ho incontrato delle amiche, ci siamo messe a chiacchierare e me ne sono dimenticata. E solo per questo ti sembra giusto comportarti così? Sì, perché quando sono tornata a casa ho trovato questa orchidea. Sai, oggi è un anno e mezzo che ci siamo sposati e ho paura che Tony sia rimasto molto male. Santo cielo, figlia mia, non c'è motivo di preoccuparsi tanto. Se invece di un'orchidea ti avesse regalato un brillante, ti potrei anche capire. Ma questi fiorellini non sono affatto cari, tesoro. Perciò non vedo perché tu te la debba prendere tanto. Non vorrei interrompervi, ma è tardi. Vogliamo andare? Certo, adesso andiamo. Come? Uscite anche voi? Sì, abbiamo un appuntamento molto importante. Dobbiamo incontrare un nuovo cliente, questioni di lavoro. Tu resti qui? Sì, certo. Ho lasciato scritto a Tony di raggiungermi qui. D'accordo, non faremo tardi. Se vuoi puoi aspettarci. Sorridi, amore mio. Non ne vale la pena, è una sciocchezza. Andiamo. Oh, Veronica, Veronica, sono talmente preoccupata per la storia di Riccardo. Perché? Cosa dicono le sue carte? No, le carte non fanno altro che dirmi che bisogna mantenere le distanze e anche parecchie. E della fidanzata di Renato? Oh, insomma, ragazza mia... Abbiamo un problema talmente complicato davanti ai nostri occhi e tu ti preoccupi solo di cosa potrà succedere tra il dottor Renato e la sua fidanzata. Per favore. Oh, beh, io chiedevo tanto per chiedere, dato che stai facendo un giro di carte, pensavo che avessi visto anche qualcosa sul... No, 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 ascoltami. L'unica cosa che le carte dicono è che tra quei due non esiste altro che un'amicizia. Non è possibile, donna Carmen, per favore, ne sei davvero sicura? Non hai visto il bacio che si sono dati in macchina? Il bacio? Sì. Ma di quale bacio parli? Ah, sì, ora ricordo tutto. Beh, però questo è perché sono ragazzi moderni, i tempi sono cambiati, non te ne sei accorta. Ah, li chiami ragazzi moderni, io li definirei semplicemente degli svergognati. No, senti tesoro, anche se le carte non dicono niente di preciso, io ti assicuro che quello che unisce quei due è solo amicizia. Ah, per favore, Veronica, non lasciarti sfuggire neanche una parola con il dottor Renato, mi raccomando. E va bene, terrò la bocca chiusa. E inoltre non devi più azzardarti ad avvicinarti a quel palazzo. Non ti ci devi avvicinare neanche in sogno. No, non lo farò. Oh, un'altra volta. Ma sei proprio sicura di quello che hanno detto le carte sulla fidanzata di Renato? Veronica, per caso hai mai avuto motivo di dubitare delle mie carte? Oh, no, come potrei, donna Carmen? Non metterei mai in dubbio i tuoi poteri, come potrei? Bene, vado di là ad aiutare zia Catita. Sì, ci vediamo vai, più tardi. Vai pure, tesoro. Siamo pieni di visitatori. Santo cielo, sarò riuscita a convincerla. Venga pure. Lascia la porta aperta. Ah, sì, ottima idea. Come ti avevo detto, non c'è neanche il personale delle pulizie. Sì, così se dovesse arrivare qualcuno penserà sicuramente che stiamo lavorando. Hai la chiave? La chiave? Ah, sì. Chiudo? Sì, chiudi. E ora mettiamoci al lavoro. Sì. Beh. Ecco. Grazie. Dammi un foglio di carta. Ah. Grande? Sì, questo va bene.
Che stai facendo? Voglio fare una prova. Esattamente quello che mi serviva, il gioco è fatto. Vediamo. Niente di più facile che cambiare un 6 in un 8. E dopo mettere questa scheda nell'archivio privato di zio Ippolito. Vorrei vedere la sua faccia quando il vecchio con la passione che ha per la profumeria scoprirà che c'è una differenza. Diventerà matto. E credi che possa funzionare? Ma certamente, Cesar. Renato non ha che 4 giorni per pagare la merce e ti assicuro che zio Ippolito non farà una sola ordinazione alla ditta finché non sarà chiarita tutta la situazione. Come vedi, tesoro mio, sono un vero genio. Ho trovato il tuo messaggio. Dove sono i tuoi genitori? Avevano un appuntamento. Tony, ti chiedo scusa, ma non so cosa mi sia preso. Ho incontrato alcune amiche e ci siamo messi...